Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andrò a provare un'altra energy drink, questa volta questa di qua, che posso dire che l'ho presa col pacco di soda Bimk, quindi l'ho presa da soda Bimk, quindi l'hanno stretto dalla Polonia. So che esistono altri lattini, quindi se esiste un set di queste energy drink. Ma attualmente ho reperito solo questa, non so se reperirò le altre. Non sembra essere facilmente reperibile questa energy drink. Sembra una birra, ma non è una birra, ma è un energy drink. Anche dal nome c'è scritto che è energy drink. Ed è Relentless Energy Drink, questa di qua. Che all'apparenza sembra una birra, ma non è una birra. Adesso cambiamo inquadratura e andiamo a vedere nel dettaglio la lattina. Ok, rieccomi qui con la Relentless Energy Drink. Questa di qua, la lattina, veramente molto bella, devo dire, comunque con questo argentato che riflette, tipo. Il disegno è tipo un'aquila, penso sia una specie di falco aquila, con il logo della R, Relentless Energy Drink, quindi un dollaro, una sterlina, quale che sia, origin, e c'è la Relentless originale. Addirittura questa lattina è promozionale, infatti Win the Ultimate Fan Experience with... Aet and Relentless. Non so cosa ci sia scritto qui. C'è tutta una trascrizione che andrebbe letta. Non so se leggervela. Push is necessary. Open the to resident of GB18+. Promotional ring pulse available from 010822 al 3112 2022. Oh, Willy Stocks just registered the code found under the ring pool online. Un entry per purchase. Main price draw opens 00001 0822 and ends 2359 17 10 2022. Main winners select at a random on 19 10 2022 shall each win entry for Team Cell Plus. Vabbè, secondo me questa cosa tipo spiega un pochettino la questione del vincitore, qualcosa del genere. Non penso di fare una descrizione di cosa ho scritto, perché non è una descrizione dell'attina, ma è una cosa proprio riguardante la promozione, basta. La lattina è da 500 ml, come possiamo leggere qua in basso. Poi abbiamo i valori nutrizionali e gli ingredienti scritti sempre in alto. Ok, dopo di che tutta la lattina 17 calorie, impossibile. E no, tutta la lattina ne ho 86 calorie, ok, non tante rispetto ad altre lattine e energy drink, devo dire. Prodotto di questa lattina è Ball, come possiamo leggere scritto qui Ball, e lo SKU di questa lattina è 0422, quindi questa lattina è stata prodotta ad aprile 2022. Ok, non ci penso altro, il colore della lattina è normalissimo, con una linguetta normalissima, quindi non ha nulla di speciale. Scadenza non c'è, si manca la scadenza a quanto pare. Non ho c'è, ma non si legge. Ben, aspettate, cerco di leggere per in qualche. Allora, la lattina scade ad otto... il 31, cioè per Halloween, il 31 di ottobre 2024. Vediamo se riesco a farlo leggere leggermente, ma ecco, forse se mette a fuoco. Ecco, 31 ottobre 2024. Quando sto consumando questa lattina. Quando vedete questo video, che chiaramente non è scaduta, ma la sto consumando comunque a fine, diciamo quasi a fine mese di marzo praticamente. Ok, adesso cambio inquadratura e la vado ad aprire. Ok, eccomi qua. Vado ad aprire questa energy drink. Provo fattiva. Presente l'odore di guaranà, quindi come le altre energy drink classiche. Vado a versarla. Il colore è molta schiuma, moltissima. Quindi è molto gasata questa bevanda, quindi. Colorazione sì, è chiara, però sembra essere di un colore leggermente diverso dalle altre energy drink. Ma proprio leggermente, non so se è un più scura, forse è più scura, leggermente più scura. L'odore è abbastanza buono, forte, il guaranà non è chimico, quindi presumo che anche il gusto dovrebbe essere buono. Attualmente la mia di tutte è stata quella da San Benedetto e basta.
È strana, nel senso che non è come le altre. Si sente guaranà, non tanto forte. Non penso che sia la cosa chimica, ma è il gas. È una bevanda veramente forse troppo gasata, quindi. Cioè, già di per sé emanava tanto schiuma, quindi gasata, ma anche in bocca mi sa che dà quella sensazione che non riuscivo a capire. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Conclusioni a questa Relentless Energy Drink Origin: voto finale per me è un 7,5 su 10. Più di 7,5 non posso dare, non ci siamo per niente con questa bevanda. Letteralmente, sa di guaranà, gusto è ok, odore è ok, ma secondo me è troppo gasata. Troppo gasata perché. Sia la schiuma che ha fatto quando l'ho versata, ma anche in bocca, dà quella sensazione di essere una bevanda, una G-Drink troppo gasata. Non so come mai, rispetto alle altre, questa forse è stata la peggiore di tutte di essere gasata, sinceramente, dalle ultime che ho bevuto, comunque. E niente, quindi 7,5 su 10. Già vi ho detto dove l'ho presa questa di qua, mi pare che su Soda Beam, che vi ho detto. E niente, se questo video è piaciuto, mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!